Ragazzi, io di partite ne ho viste tante, ma come quella di oggi ne ho viste proprio poche, se non quasi per niente. Che cosa ci hanno fatto vedere Jannik Sinner e soprattutto Francis Tiafoe in quel di Vienna? Una partita semplicemente incredibile, vinta dall'americano che era sotto 6-3, 3-0, 15-40. Era sull'orlo del precipizio, 6-3, 5-2. E ha trovato la forza di rimontare una partita che era semplicemente persa. Io dico semplicemente bravo a Tiafoe perché è stato intelligentissimo, è stato per me eccezionale. In tanti ho visto criticare l'atteggiamento di Tiafoe, definito scorretto, ha fatto lo show. Senza dubbio ha fatto lo show. Magari è un comportamento che può piacere, può non piacere, può essere giusto eticamente, può essere ingiusto. Però ragazzi, Tiafoe oggi si ritrovava in una condizione in cui veramente era complicatissimo arginare questo Sinner. Non aveva altre chance di tornare in partita se non fare quello che ha fatto. E io li ammiro i giocatori che si trovano in una situazione di punteggio complicatissima, difficilissima, compromessa. Eppure trovano la forza e trovano le soluzioni per ribaltare la partita. Tiafoe ne ha provate tutte e ha trovato la soluzione per ribaltare l'inerzia della partita. L'unica soluzione per ribaltare l'inerzia della partita è fare lo show. Era riuscire a sovvertire l'inerzia della partita in questa maniera, cercare di fare lo show, cercare di buttarla un po' appunto sulla bolgia, sulla corrida, sull'esaltazione del pubblico ed è stato eccezionale Tiafoe perché poi ha giocato un tennis sublime, la fine del secondo set è stata pazzesca, ma anche nel terzo ha risposto veramente in maniera incredibile, cioè Sinner serviva tantissime prime e Tiafoe leggeva sempre in anticipo il movimento del servizio di Sinner con una reattività fuori dal normale. E gli rispondeva rapido, sempre sui piedi. Pazzesco per me quello che ha fatto Tiafoe, ha fatto un qualcosa di eccezionale. E appunto, per me vanno ammirati i giocatori che si trovano sotto in una partita, sono lì sull'orlo del precipizio, però trovano la forza, trovano le soluzioni con intelligenza di reagire ad una situazione difficile. Ragazzi, per vincere una partita ti devi affidare anche alle armi, a qualsiasi arma, a qualsiasi stratagemma. Tiafoe l'ha messa su questo piano, sapeva che appunto continuando sullo stesso canovaccio che aveva tenuto fino a quel momento non poteva chiaramente spuntarla e quindi ha cambiato completamente atteggiamento e ha fatto quello che ha fatto, ha giocato un tennis straordinario. Quindi onore soltanto a Tiafoe e per me anche ammirazione, ammirazione a Francis Tiafoe, perché appunto nelle partite ragazzi vanno risolte anche in questa maniera. Ho letto commenti, da un amico, non mi aspetto un atteggiamento del genere da ragazzi. In campo non esistono amici, in campo non esistono amici, in campo c'è la partita da vincere e da vincere in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera. Magari con comportamenti non diciamo così rispettabili, però oggettivamente ha dato spettacolo al pubblico. Io mi sono divertito in questa partita, mi sono divertito e non ha infranto assolutamente nessuna regola. Poi magari appunto i comportamenti possono essere discutibili, ma alla fine della fiera ha ragione lui, perché la partita l'ha ribaltata. La partita l'ha vinta e ha fatto cadere Sinner nella sua trappola. Quindi ha ragione Tiafoe, assolutamente. Sinner ha accusato forse un po' di stanchezza, un po' di scotto, forse anche dopo quel break che aveva subito, però io non ho visto un crollo verticale di Sinner, ma ho visto più che altro un Tiafoe eccezionale. Dopo quello che era stato appunto una partita dominata fino al 6-3-5-3,
Da lì in poi si è visto un Tiafoe che non ha sbagliato praticamente più una palla. Non ho visto grandi crolli di Sinner, che anche oggi ha giocato una grande partita e non sarà semplice buttare giù questo boccone. Dovrà essere bravo sin dalla prossima settimana a non rimuginare tanto su questa sconfitta, a ripartire subito a Bercy per cercare di andare all'ATP Finals, perché appunto i discorsi con questa sconfitta in attesa chiaramente si riaprono. Quindi davvero complimenti e onore a Francis Tiafoe, perché ha regalato spettacolo e ha giocato una grandissima partita. Per Sinner comunque è sempre un'esperienza, perché trovi questi giocatori che si esaltano con il pubblico, che comunque hanno i loro momenti di esaltazione massima e in questi momenti giocano un tennis che va al di là assolutamente anche a volte delle loro qualità. E di conseguenza assolutamente complimenti al giocatore americano, e Sinner deve riflettere su questa sconfitta, deve capire anche come dovrà comportarsi in futuro. Chiaramente appunto è un boccone difficile da mandare giù, però sono convinto che possa essere molto utile questa esperienza anche per riportare un po' sulla terra Sinner, perché dopo tante vittorie, una sconfitta molto difficile appunto da digerire, una sconfitta assolutamente amarissima, ma che è assolutamente... Bisogna cercarla di mandarla giù, appunto, e può servire comunque a riportare sulla terra Sinner dopo un momento di esaltazione notevole da parte di tutti. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Appunto, io do tantissimi meriti a Francis Tiafoe, al di là dell'atteggiamento e tutto, ha ragione lui ed è stato bravissimo. Per me è stato il più intelligente di tutti, perché ha ribaltato una partita che era persa e ha trovato le soluzioni in una situazione di difficoltà. E per me tutti i giocatori dovrebbero fare così. Quando in una partita ti ritrovi sotto, quando in una partita ti accorgi che il tuo piano A non va, devi cercare di trovare soluzioni alternative, devi cercare di trovare contromosse, contromisure nei confronti di quella che è chiaramente una partita che in quel momento non ci stavi capendo niente. Tiafoe ci ha provato, oggettivamente ha avuto anche tantissima fortuna perché ha tirato a tutto braccio, però d'altra parte lui su 6-3-5-3 che cosa aveva da perdere? Niente, a quel punto appunto tenti il tutto per tutto, gli è andata bene e quindi soltanto meriti a Francis Tiafoe, perché aveva l'unica chance in quel momento lì, l'unica possibilità che aveva di riaprire le partite è fare quello che ha fatto. L'ha fatto, gli è andata bene e quindi bisogna soltanto dargli i meriti e fargli tantissimi complimenti. E a questo punto, arrivederci ragazzi al prossimo video.